Buonasera a tutti, siamo qui oggi con un giornalista e corrispondente di un giornale tedesco e lo incontriamo oggi per fargli alcune domande sul suo lavoro, ma anche su quella che è la situazione in Italia della stampa italiana e come, essendo corrispondente, bene conoscerà anche quello che è il rapporto e le differenze tra i due tipi di stampa, immagino. Dunque, come le ho precedentemente mostrato, abbiamo qui due casi, ecco, di stampa italiana. Da una parte vorrei magari cominciare con questo tipo di articoli. Dovrebbero essere un sondaggio per quanto riguarda l'Islam in Italia. E come possiamo vedere, articoli tipo "un islamico su tre ammette, non voglio integrarmi", può causare, fomentare quella che purtroppo è l'islamofobia, che esiste in Italia ma esiste anche in altri paesi, come ben sappiamo, sta anche crescendo in seguito a purtroppo degli eventi che vengono associati all'Islam. E questo non fa altro che, da una parte, creare la paura nella società, dall'altra diciamo che forse anche i media e i giornali ne godono in qualche senso, in quanto riescono, insomma, è un'occasione in più per fare informazione. Cosa ne pensa lei e come siamo messi come situazione sia in Italia che in Germania? Ma leggendo questi titoli, "un islamico su tre ammette non voglio integrarmi", poi leggo "la ricerca ipermarketing". Innanzitutto, come giornalista, mi viene da chiedere chi è questa IPR marketing, quale serietà, cioè con quali criteri sono stati fatti i sondaggi, su quante persone, no? Posso chiedere a tre musulmani volete che integrarvi o no, e casualmente questi tre magari mi rispondono no, e ho 100% di immigrati che rispondono, cioè sono... Le statistiche, innanzitutto, sono cose, quando messe in questo contesto, totalmente da abolire. Giornalisticamente non è serio di fare una cosa del genere. E so benissimo che i lettori di certi giornali a cui vengono proposte queste cosiddette inchieste o sondaggi, non si fanno la domanda quanto è serio quello che leggono. Allora bisogna chiedersi a che scopo vengono fatti questi articoli e questi titoli, e sono semplicemente le illazioni dei giornalisti che credono che il proprio pubblico che legge questi giornali voglia questi titoli, cioè praticamente producono la volontà del loro pubblico per essere sicuri di poter continuare a vendere giornali. È un circolo vizioso che veramente degrada l'informazione seria a un cortocircuito tra lettori e giornali che si raccontano la storia che vogliono sentire e non accettare la verità vera che bisognerebbe raccontare. E questo è un grande vizio, questo è, diciamo, la conseguenza anche dei news come un prodotto da vendere in un mercato cosiddetto libero, in cui ciascun giornale cerca di sopravvivere con i metodi che non sono più quei metodi, diciamo, di una stampa indipendente, quantomeno in Italia, ma anche sicuramente in altri paesi. Certo. E per quanto riguarda, magari, siccome siamo in occasione del Festival Internazionale, ecco, innanzitutto, cos'è che le interessa di questo festival? Cosa, insomma? Ma mi interessa moltissimo di capire anche quelle vostre iniziative, per esempio, che sono molto utili, perché qui sono molti giornalisti che hanno lunghe esperienze, che raccontano delle cose che si possono leggere, che sono tutte persone serie e dai quali si possono imparare molte cose. Però non sono loro il futuro, lo siete voi, giovani che hanno delle iniziative che vanno nella giusta direzione, secondo me,
il controllo dei media da parte di un gruppo di persone come lo siete voi, per quanto riguarda la loro serietà o i fake news, ci sono varie conferenze anche su questo fatto, l'ho fatto io l'anno scorso, i fake news in Germania, in Italia, sono essenziali per diciamo la stabilità, per il futuro anche della nostra democrazia. Se una gran parte dell'elettorato, della gente che è qui, non è più informata bene, non può diciamo seriamente andare a elezioni e eleggere le persone più adatte, ma magari quelle che vendono meglio anche delle falsità. E questo è un grosso pericolo che bisogna arginare, bisogna contrastare, e con una iniziativa come la vostra, come anche questa iniziativa della Capra Felice, ad esempio, credo che già fate un gran lavoro, un ottimo contributo per questo festival, che naturalmente è geniale, e però magari è ancora troppo chiuso alle persone che già sono di un'ottima intenzione, che già sono bravi democratici e non razzisti come tanti gli altri in questo paese, come anche in Germania, purtroppo. Certamente. La ringraziamo finitamente, adesso niente, facciamo qualche domanda un po' ristretta per non dilungarti troppo. Ha detto delle cose molto importanti, certo. Sì, sì. E la ringrazio soprattutto, la prima domanda che le ho fatto ha dato veramente delle risposte molto interessanti, perché come sappiamo purtroppo l'informazione è anche una compravendita al giorno d'oggi, certo. E di conseguenza c'è anche un certo tipo di esigenza, un business, esatto. E niente, la ringraziamo per il suo tempo e... Sì, sì, sì. A voi, tante belle cose, magari ci si rivede. Ciao, un piacere.